punto importante contro una squadra forte che doveva rialzarsi. Voi ce l'avete messa tutta e portate a casa un gran bel punto, mister. Sì, e oltre il punto portiamo a casa, che è la cosa fondamentale, portiamo a casa, esatto, una prestazione importante, e a mio avviso abbiamo giocato contro una grande squadra, sì certo, e forse siamo... ci sono queste 4, 5, 6 squadre, tra cui l'Aquila, che insomma sono squadre importanti, però noi credo che oggi anche ci manca qualcosa, e sia dal punto di vista del gioco, della voglia di fare il risultato, e anche dal punto di vista, purtroppo mi rammarica dirlo, perché io sono uno che in 19 anni di Serie C in Lega Pro non ho mai subito un'espulsione, quindi anche oggi non l'ho subita, però mi rammarica dire che c'era un calcio di rigore molto netto e non c'è stato concesso, è molto evidente. Però, parla del contatto tra Wally in area di rigore su quel rinvio mancato, diciamo così. Ah no, quello sì, quello mi hanno detto che c'era, ma io c'era quello sul calcio d'angolo dove Cotromas è stato sulla trattenuta. Sulla trattenuta, sì. E noi domenica ce ne hanno dato uno molto meno clamoroso in casa contro l'Ascoli, quindi vabbè, ma non mi voglio soffermare su questo, voglio parlare, se mi consentite, i nostri microfoni, mister, sono aperti. No, no, se mi consentite, della prestazione della squadra, che è stata una prestazione maiuscola. Abbiamo concesso poco, forse quasi niente, a una squadra che annovera calciatori, soprattutto lì davanti, molto abili. E niente, questo è, era una squadra che è molto ferita dagli ultimi due risultati, il pareggio con l'Ascoli e la sconfitta a Tivoli. E quindi, come noi, eravamo due squadre ferite, perché noi abbiamo perso punti con squadre, abbiamo battuto il Campobasso, poi abbiamo perso punti con Matese e Ascoli, quindi niente. E quindi è stata una gara maschia, bella, una gara di categoria superiore, e sono contento, faccio i complimenti al mister, perché abbiamo un bellissimo rapporto, e quindi niente. Mister, le chiedo, c'è stata secondo me anche l'occasione di andare a far male, a prescindere poi dalle decisioni arbitrali, forse non avete colto l'attimo nel momento in cui l'Aquila mentalmente stava sbandando? Sì, abbiamo sbagliato molte volte l'ultimo passaggio, abbiamo sbagliato la finalizzazione, e questo ci ha portato a non concludere tante volte, anche se poi abbiamo le poche volte. Quando abbiamo concluso è stato molto bravo il portiere, e anche un'altra occasione sul calcio d'angolo, ha fatto una parata incredibile su Ferrante. Però sì, hai ragione, potevamo affondare di più, ma quando non c'è molta serenità si viene da risultati poco soddisfacenti, per rimetterci in piedi è sempre difficile. Noi l'abbiamo fatto e speriamo adesso di non fermarci. L'ultima, però, lascio ai colleghi: quando torna in Abruzzo, ho ricordato spesso l'esperienza teramana, riporta a casa sempre punti, o quando affronta formazioni abruzzesi, che vuol dire? No, a Teramo sono stato benissimo, sono stato trattato bene sia dalla tifoseria sia dalla dirigenza allora, non da quella dopo. Quella dopo mi ha fatto veramente... mi ha trattato veramente a pesci in faccia, però ci sta. E quindi Campidelli si è comportato veramente da signore, e anche la tifoseria, e anche la gente, i dirigenti, sono stato benissimo. Quindi io ho un bel ricordo di Teramo, e credo che anche i teramani abbiano un buon ricordo di me.